Ciao a tutti, è un piacere avervi qui. Oggi, come vedete, sono in una veste un po' diversa, perché ho il piacere di presentarvi uno scrittore molto apprezzato. Il suo nome è Marco Marcuzzi. Ciao Marco. Ciao a tutti, ciao Claudia. Dunque, visto che a breve ci sarà una festa, insomma, importante per noi donne, ma anche per gli uomini, per tutti, per ricordare una serie importante di valori, ma non solo, abbiamo pensato di ricordarvi e di parlarvi di un libro, il quinto che ha scritto Marco, dedicato ad una donna e che parla del ritorno di Eva. E il titolo, appunto, Il ritorno di Eva, è del suo libro, edito da Macchione Editore. Eccolo qua. È una storia intrigante, la storia di un viaggio, la storia di un cambiamento, la storia di una donna che vive una situazione come tante donne al giorno d'oggi vivono, mamma, moglie, ed è molto interessante la dedica che parte subito dopo la copertina, no? Che ha scritto Marco con molto affetto e recita: a tutte le donne arruolate nella famiglia italiana in congedo e non. Io credo che Marco qui abbia avuto un momento di slancio affettivo verso tutte noi e io direi di passare un attimino la parola all'autore per raccontarci un po' meglio chi è Eva. Eva è una donna, come tu hai citato diciamo, nella dedica, una donna arruolata nella famiglia italiana. Io le chiamo arruolate, quelle che hanno appunto questo ruolo di moglie. Addirittura nel libro la sua amica la chiama mammoglie, no? Il ruolo di mammoglie. È una parola che ormai utilizzo anch'io quando parlo con certe amiche. Ogni tanto le redarguisco dicendo: mi raccomando, non mi diventare una mammoglie, come insegna Marco. E lei: È un neologismo che ho ma no! inventato, sì. Certo. Ma dicevo di questa cosa, sì. No, la mammoglie sono queste donne arruolate nella famiglia italiana, nel senso che sono, sì, magari anche quando lavorano, però poi arrivano a casa, devono fare le mogli, devono fare le mamme, devono fare le donne di casa, devono fare lavare, pulire, stirare, cucinare. E ancora oggi, nonostante l'emancipazione femminile importante che c'è stata, però secondo me non è proporzionale all'evoluzione di altri aspetti della nostra società. Cioè, nonostante tutto, è ancora un po' arretrata, a mio modesto avviso. Ecco, il ruolo della donna nella società, beh, lo si vede anche insomma, in tanti aspetti, no? Le quote rosa, ce lo siamo detti tante volte, no? Fanno un po' tristezza, sarebbe bello che non ci fossero queste quote rosa, ma che le donne Va fossero sottolineato. donne, ecco, quindi Certo. donna, Eva è una donna arruolata in questo senso, insomma. La donna che poi imparerà anche a riscoprire certi valori, a riscoprire, direi, se stessa. E come abbiamo accennato, il romanzo, che è ben scritto ed è anche frizzante, caratterizzato da anche scambi di battute interessanti e da una tua accuratezza nello studiare come la gente si approccia nei diversi registri, nelle diverse non fasi, ma momenti, no, della propria vita quotidiana. Cioè, quando si scrivono i messaggi, per esempio, su WhatsApp, tu hai giustamente fatto caso all'esubero di punti esclamativi, questi eccessi. Non abbiamo potuto mettere gli smile, ma se no sarebbe stato anche interessante, no? Notare questa quasi isteria, no? Nell'uso dei social. E come abbiamo detto, è la storia di una donna che compie un viaggio e il viaggio dove parte e dove arriva. Sì, allora lei è una pendolare per lavoro, quindi per anni fa l'Aveno, Saronno, Saronno, l'Aveno, l'Aveno tutti i giorni. E questi viaggi sono ormai tutti uguali, ovviamente, no? Poi le persone sono più o meno le stesse. E un giorno, inaspettatamente, lei sale sul treno, ma le sembra di sentire un vagone muto, cioè nessuno parla, ma in realtà non è che nessuno parla, lei che non sente più, in realtà incomincia a sentire la propria voce. Ecco, per cui il tempo di arrivare dall'Aveno a Saronno avverranno delle cosucce, che qui insomma è meglio non rivelare, Riveliamo, ma certo. insomma lei, quindi arrivata a Saronno, ha capito delle cose e cambia la vita. Da quel momento ha deciso di cambiare vita, forse la decisione deve essere razionale o nasce dall'interno? Secondo me nasce dall'interno e poi la razionalizza. Comunque avviene questa cosa qui, ecco, questo viaggio tutti uguali, ma quel giorno infatti sarà l'ultimo anche quel viaggio.
Certo, ed è interessante perché è un viaggio che la porterà a tornare indietro, non solo verso casa, ma indietro anche in altri ambiti della sua vita, insomma, non diciamo altro, no? È un ritornare alle origini in qualche modo. E io direi i personaggi che ci sono nel libro non sono eccessivi, non sono tanti, giusti, ma tra le comparse io citerei comunque anche il luogo è un aspetto che caratterizza i tuoi romanzi. Tu sei molto legato alle nostre zone perché sono ricche di fascino. Sappiamo com'è il Lago Maggiore, ha questa malinconia mista di atmosfera, tristezza, ma anche fascino, no? Molto Anche ricco. delle gli aspetti folli della gente del lago, c'è cioè della follia, secondo me. E come sempre, appunto, anche qui c'è, e se a te va bene, leggerei qualche riga con cui si apre il romanzo, tanto per declamiamo un po'. La prima luce dell'alba che si riflette sui binari del treno a Laveno è sempre magica. E lo è in qualunque stagione, sia che si tratti di un giorno di pioggia, sia che si tratti di un giorno di sole. Come il lago. A chi ogni mattina prende il treno per Milano, quei binari sembrano dire di non temere che più tardi essi li guideranno fedelmente a un lieto ritorno, confortante, rassicurante, perché il Lago Maggiore è un'alcova di certezze in grado di appagare le fatiche di coloro che sbarcano al lunario costretti a una pendolarità alienante. Il bello è che esso li appaga, anche senza che se ne accorgano. Così si apre la lettura. Sì, il lago c'è sempre nei miei romanzi, nei miei racconti, perché è proprio protagonista, no? Certo. Per me, ecco, anche io stesso a volte quando ho dei momenti di stanchezza o di, come tutti possiamo avere, ecco, io vado in certi luoghi scelti del lago e per qualche ragione, insomma, mi depuro, ecco, anche senza immergermi, mi Vabbè, depuro. cioè, d'inverno è anche un po', insomma, sconsigliato, direi. Eh sì, mi depuro. Quindi ecco, il lago è, come giustamente dice, un po' protagonista di Sì, anche di questa storia. sfondo, ma c'è sempre. Sì. E abbiamo detto c'è il lago, altri protagonisti. Un protagonista non è un protagonista, un personaggio però che affianca in maniera negativa Eva è il marito. Che purtroppo si chiama come me in versione maschile, si chiama Claudio. Ah. È vero, Giusto? no, beh, ma siete molto diversi. Sì, beh, meno male, cioè, sarebbe molto grave. Ed è anche a causa di Claudio che lei a un certo punto fa un pensiero, o meglio, lei è la voce del narratore che ci racconta il suo pensiero. Leggiamo questa frase e poi tu ci racconti un pochino meglio, no? Che cosa può nascondersi dietro questa frase. Da anni sobbolliva in lei come un minestrone rancido, nella pentola di cui non voleva aprire il coperchio. Le bastavano i miasmi che ne sortivano per sapere che faceva schifo. Ecco, che cosa può fare schifo? Questi miasmi possono essere tante cose nella vita di una donna, insomma, come di un uomo, ma contestualizzato anche al rapporto di coppia, come è concepito oggi, insomma. Il rapporto di coppia che ancora oggi sussiste, ripeto, nonostante siamo nel 2021, ma il rapporto di mammoglie e di donna arruolata che alla fine, quindi la pentola che sobbolle e questi miasmi sono la sua vita, la propria vita, che non le piace più, ma non le piace da tempo. Però con la logica non riesce, con la logica lei si reprime, come spesso Certo. fanno le donne, no? A un certo punto però, ecco, ripeto, non lo diciamo, succede un qualcosa che la fa abbandonare la logica e ritrova se stessa. Quindi nella pentola c'è, soprattutto c'è, ecco, un tema importante, è anche la violenza di cui si parla purtroppo spesso nei confronti della donna. Qui non è una violenza fisica, è una violenza psicologica, e spesso la violenza psicologica, sì, uno può pensare che sia meno grave, invece non è detto. Eh sì. Anche perché la violenza psicologica è più difficile da identificare, cioè lo schiaffo. È evidente, lascia un segno. Lascio un segno, l'hai capito lì. La violenza psicologica può essere sottile, poi non colpo, poi non rendertene conto che, e quindi lei si rende conto proprio di queste molte cose, ecco, attraverso questo viaggio, facendo questo viaggio della sua violenza.
che tra l'altro è interessante perché questa violenza, diciamo, psicologica, comunque queste costrizioni che poi la violentano, la snaturano, non dipendono soltanto dalla figura maschile, ma dipendono anche dall'influenza femminile, che banalmente nella nostra storia è la suocera, no? Comunque, insomma, bisogna sempre dire, ricordare... E qui andiamo sul classico, eh. Andiamo sul classico, d'altronde ogni uomo è figlio di sua madre, giustamente, nel bene e nel male. E quindi, insomma, l'impronta femminile può esserci anche a monte, sfortunatamente. Ma io vorrei dire una cosa, se colgo l'occasione, che... Cioè, adesso quando si parla della violenza sulle donne, anche se... per la festa delle donne, quella che chiamano la festa delle donne, in realtà sappiamo che nasce dai fatti drammatici all'inizio del secolo, è inutile dire cose che sappiamo, però ecco, io vorrei fare un appello alle donne, se è possibile, cioè a questi personaggi che vi usano violenza, che fanno gli stalker, che alzano le mani o che buttano e quindi buttano l'acido in faccia, ecco, non chiamateli uomini. Inventate, come io mi sono inventato mammoglie, inventatevi anche voi un neologismo, io ne avrei, ma non spetta a me dirli. Cioè, distinguiteci, santo cielo, per non affossare, insomma, il genere uomo, no, proprio. Vero. Ecco, cominciate anche voi a essere più, perché poi c'è sempre la giustificazione, ma l'amore, ma lui qui, ma... no, trovate un neologismo per distinguerli in modo netto, insomma, dagli uomini, che non è che sono tutti così, ovviamente, ci sa. Certo, adesso non va demonizzato. Sì. Sì, ma anche noi abbiamo bisogno un po', noi dobbiamo aiutarvi nel selezionare questi personaggi, ma anche voi aiutate noi. Certo. Ecco, tutto qua, un piccolo appello, scusate, anche un po' patetico forse, però ci tenevo a dirlo. Vabbè, ci sta, siamo vicini a una ricorrenza importante. Comunque, per traverso è un tema che rientra nella trama, no? Perciò, e ovviamente abbiamo parlato di Claudio della Suocera, un personaggio interessante che passa poco, ma io la adoro perché ha delle uscite... veramente sono legate alla pragmaticità della vita, ma contengono un'essenza molto vera. E parliamo della Giusy, ovviamente. Sì. È un po', penso tu sarai d'accordo, un po' il suo alter ego. Ha voglia. Un personaggione che l'aiuterà, insomma, poi sugli insegnamenti di Giusy la nostra Eva rimuginerà. E tra l'altro, poi vabbè, insieme a Giusy abbiamo anche la figlia di Eva e la mamma di Eva, che sono anche qui due donne che insieme appunto alla protagonista rappresentano le tre fasi un po', no? Della crescita, cioè l'infanzia, l'adolescenza, il fulcro, diciamo il pieno della vita e poi la parte discendente, l'arco discendente, no? Che comunque è accompagnato da... un percorso che ti porta a concepire la vita in modi diversi o magari a sentirti più legato banalmente a quello che è stato. Quindi, insomma, sono interessanti anche queste tre figure, no, dipinte, legate tutte da una linea di sangue e ognuna portatrice di... Anche perché la figlia, lei teme poi a fare certe scelte, soprattutto perché teme poi che la figlia non comprenda, e invece curiosamente la figlia è quella che poi le dà ancora più energie, perché capisce perfettamente e approva la sua scelta, che adesso noi non diciamo. Certo. È parzialmente intuibile, ma non è intuibile il come avvenga. No, certo. Anche perché c'è una scena in questo libro, io adoro, non la diciamo, ma entriamo nel surrealismo, ma è una roba che io proprio ho adorato. Vabbè, non andiamo a scovare oltre, insomma. Per concludere un pochino le citazioni... ne diciamo una, l'ultima, che secondo me sintetizza bene quando un rapporto probabilmente è giunto alla fine, in generale, ovvero: nulla come la pietà sigilla la fine di qualunque rapporto umano. Sì, perché la pietà, non intesa come pietas in senso, ecco, spirituale, ma la pietà è anti-erotica, cioè una persona che ti fa pena, cioè non ha, c'è più nulla,
no? È come se fosse morta. Poi puoi volerle bene, però se lo vuoi bene in senso patetico è antierotico, ma erotico non nel senso, come dire, per forza sessuale. Il termine, no, l'erotismo, e tu sarai d'accordo con me, anche tu sei un artista, ma insomma, Bene. l'arte, cioè l'eros è nell'arte, Certo. c'è anche nell'amicizia, ci può essere in quello che noi, non so, cuciniamo, magari, no, in un piatto che cuciniamo. Quindi, ecco, chi ti fa pena, chi ti fa pietà, quindi le donne quando arrivano a provare pietà per il loro compagno, vuol dire che non c'è più, è il punto di non ritorno. Certo, e vale un po' per entrambi, per la donna, anche per l'uomo, insomma. Vale per entrambi, ecco. Sì, 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 Il punto sì. è arrivare ad accettarlo, non solo comprenderlo, ma accettarlo e poi fare il passo successivo, che il cambiamento non è mai facile, purtroppo. Anche perché poi abbandoni, quando una persona ti comincia, arriva a farti pena. Forse abbandoni anche i rancori, cioè basta, Sì, diventa una palude. è Sì. clinicamente morto. Clinicamente morto, un cefalogramma piatto proprio. Beh, perfetto. E quindi io, se sei d'accordo, direi di chiudere questo nostro breve ma felice scambio di opinioni, di battute su un libro molto apprezzato, che lo rimostriamo, Il ritorno di Eva. Lo trovate online su tutte le piattaforme, Amazon, IBS, sul sito anche di Macchione Editore. Volendo, Marco potrebbe consegnarvelo a casa direttamente, potrebbe andare contro le restrizioni della zona arancione rinforzata, addirittura Bordeaux tra qualche giorno. Ma anche le librerie forse rimangono aperte, non si sa, non si sa. Perché Non c'è anche lo so. nelle librerie, però sì, è difficile. Allora, le librerie servono all'anima, sono un po' la farmacia dell'anima. Se rimanessero aperte, ci farebbero anche un gran servizio, però insomma. Quindi Marco, io ti ringrazio tanto. Ringrazio io te. E niente, noi speriamo di rivederci presto e rimaniamo in attesa della prossima pubblicazione di Marco che bolle in pentola, nuove cose bollono, per cui presto sentiremo ancora parlare di Marco. Bene. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie a te. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Auguri e auguri a tutte le donne. Auguri a noi.